Era un momento cupo, come ha detto qualche tuo compagno. Questa vittoria è stata importante per i tifosi, per voi, per il mister. Sì, è stata una vittoria che ci ha dato morale e niente, ci serviva a noi anche per riprenderci e per ritrovarci tutti quanti insieme. Il piano personale a Teramo cos'è più grande? Il sospiro di sollievo dopo la traversa di Silipo sul calcio di rigore per il tuo sfortunato fallo di mano o la gioia per il rigore segnato poi da Emmaus che chiude la partita? No, la gioia del gol di Emmaus segnato, sì. Ti chiedo come ti stai trovando con Mister Modi, che è un allenatore molto offensivo, ti ha provato sia centrocampo che esterno d'attacco, ecco, se c'è una tua preferenza. Ma io l'anno scorso sono stato con lui a Vibo Valentia e ho trovato subito una grande intesa con lui. E ho fatto veramente bene, mi ha fatto fare veramente bene lui. E mi utilizzava sia da esterno, ho iniziato da esterno e poi mi ha adattato a centrocampo. Quindi per me preferisco giocare esterno, però se c'è da dare una mano la do anche a centrocampo. Come stai dopo l'infortunio di Teramo? Sarai disponibile? Sì, sarò disponibile anche perché sto recuperando bene, sto facendo terapia e tutto quanto. Adesso che è quasi fino al girone d'andata, differenze sostanziali trovate tra la Serie C e la D? Ma sicuramente l'intensità è diversa. E incontri squadre che sono veramente preparate